Ci troviamo nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, chiesa conventuale dei frati francescani, dei frati minori della provincia religiosa della Madonna delle Grazie, San Nito e Pina. Questa chiesa con annesso convento ha origine virginiane, apparteneva prima ai monaci di Montevergine, se ne trova traccia nelle pergamene della biblioteca del convento dei monaci di Montevergine del Loreto di Mercogliano. Dedicata a Santa Caterina d'Alessandria, la santa che vedete adesso inquadrata sulla sinistra, una santa egiziana il cui culto diffusissimo in tutta Europa nel Medioevo e portato qui probabilmente dagli Angioini al seguito della famiglia feudale della Leonessa. La cappella se ne trova traccia appunto nelle pergamene di Montevergine, una del 1400 e altre successive. Fino alla fine del 1600 la chiesa ed il convento furono di proprietà dei monaci di Montevergine, poi il convento fu chiuso perché c'erano pochi frati e fu dato al seminario arcivescovile di Benevento. Nel 1722 l'arcivescovo di Benevento, l'arcivescovo Orsini, donò la chiesa ed il convento ai frati che la ristrutturarono e crearono l'attuale struttura. Quest'anno sono proprio 300 anni dall'arrivo dei frati qui a San Martino Valle Caudina. La chiesa è stata più volte rifatta, soprattutto il pavimento. L'attuale pavimento è stato fatto agli inizi del 2000 dopo il terremoto del 1980 e degli antichi pavimenti se ne trovano tracce sull'altare in un rettangolo rimasto scoperto apposta che fa vedere resti del pavimento degli anni 50 e resti del pavimento del 1700 circa. Ecco, ma il santo più venerato in questa chiesa è attualmente Sant'Antonio da Padova. Sant'Antonio da Padova si venera a San Martino con due processioni, una a giugno e una ad agosto, molto partecipate, con vari momenti celebrativi, tipo i 13 martedì di Sant'Antonio, la festa della lingua di Sant'Antonio, la statua e il legno di gesso del 600 e viene portata in giro per il paese appunto nelle due occasioni che ho detto. Abbiamo un'altra bella statua nella chiesa, che è la statua della Immacolata Concezione, è una tipica statua del Settecento napoletano, restaurata l'ultima volta una quarantina d'anni fa, quando era responsabile del convento padre Angelo Falco. Nella chiesa ci sono anche due confessionali del 1763, posti uno a destra e uno a sinistra dell'altare. All'altare di Sant'Antonio della Madonna Immacolata nella chiesa vi sono altri quattro altari, uno dedicato alla Madonna Addolorata, uno a San Francesco, un altro a San Pasquale e un altro a Santa Elisabetta d'Ungheria, patrona dell'ordine francescano secolare. Il più bello e il più antico però è l'altare di San Gaetano da Tiemolo, un altare di patronato della famiglia della Leonessa. Vi è una iscrizione sulla sinistra dell'altare che indica la sepoltura di Fabio Maria II della Leonessa, uno dei più importanti duchi di San Martino, morto nel XVIII secolo. Sull'altare vi è una bellissima tela che raffigura San Gaetano da Thien, a cui la Madonna porge il bambino. È di Francesco Narici, un autore, un pittore che è genovese, che ha operato a Napoli sempre nel Settecento e probabilmente era allievo del Solimena.